Ciao ragazzi, oggi voglio cambiare il carattere anche a quest'altro rasoio. E sono rasoi già tutti affilati da mani esperte, però ci voglio cambiare il carattere perché praticamente, insomma, mi pizzicano parecchio a fine della sbarbata, quindi quando metto l'allume, quindi voglio cercare di addolcire, ma non il taglio di per sé perché tagliano benissimo, ma il posto, quindi voglio provare a darci un carattere diverso. Allora, sono andato a mettere sempre il Capton, lo voglio riprovare e testare bene, visto che alcuni mi hanno consigliato che forse è un discorso di pressioni, quindi riproviamo. Secondo me è scarso quello che ho preso, nonostante l'ho pagato parecchio, però ci riproviamo. Allora, voglio partire dalla Shapton 12K, quindi parliamo proprio di finitura estrema, giusto per, come dicevo, cambiarci un pochetto il carattere. Sono pietre molto dure, se non sbaglio, a differenza delle Naniwa. E mi diceva Marco che paragonata alla lucidatura che fanno le Naniwa, questa qui, la Shapton 12, dovrebbe essere tipo una Naniwa 10.000, quindi diciamo che come potere lucidante le Shapton sono un pochetto più basse rispetto alle Naniwa. Ma questo non è diciamo un mistero, perché addirittura anche sul sito che le vendono, se non sbaglio Utensili Professionali o Dictum, non mi ricordo, uno o l'altro, lo specificano proprio che a parità fra Naniwa e Shapton le Shapton lucidano di meno, praticamente. Anche se specificano che, diciamo, per loro è più una cosa estetica, però sinceramente non. Io la 12K mi piace usarla per prima delle naturali, perché ho notato che, non lo so, non so se è una cosa mia personale, però portare la finitura prima di una qualsiasi naturale su questa pietra qui mi aiuta parecchio a dare profondità di taglio. Quindi cos'è che faccio? Faccio questa scaletta molto alta di grit fino a questa qui, alla 12.000, e dopo finisco su una naturale, anche pochissimi passaggi, perché ho notato che praticamente il taglio di questa è un taglio sintetico, quindi a me non piace. E niente, quindi mi basta andare un pochetto su una naturale, anche pochi passaggi, per dargli la dolcezza, però senza togliere più di tanto comunque la lucidatura fatta su questa pietra qui, la 12K. Sono comunque pietre che lavorano molto molto velocemente, sintetiche. A me piacciono molto le Shapton, no? Tutta la piramide c'ho le Shapton, nonostante magari in Italia non sono tanto ben viste, però a livello mondiale comunque sono riconosciute e usate da persone che comunque, come ripeto, a livello mondiale sanno il fatto loro, tipo Dottor Matt, che vi consiglio il suo canale YouTube, dove lui usa solo Shapton praticamente, queste qui, le Korumaku, quindi le
le pietre qui in ceramica. Io in realtà ho preso solo questa Korumaku in ceramica e le altre della piramide a grid più basso, la 3000 e la 6000, ho preso le glass, quindi le Shapton glass. E devo dire che sono tanta roba anche le glass. Come feedback sono anche più belle perché sono un pochetto più burrose. Invece questa qui è un po' più vetrosa come feedback. Però come piramide sono fantastiche. Cioè arrivi al dunque davvero in velocità pazzesca. Fai una lucidatura 3000, 6000, 12000. Le ho prese apposta così, diciamo raddoppiando di volta a volta il grid, no? Quindi 3, 6, 12. Devo dire che è una scaletta spaventosa, cioè una delle scalette che mi ci ritrovo meglio in assoluto. Le fai bisellatura, poi mid range con la 6000, poi super lucidatura con la 12000 e poi semplicemente con una naturale qualsiasi, perché cioè, io mi ci sono trovato bene con qualsiasi naturale, finitura. Quindi ci vado a smorzare l'aggressività della lucidatura data con la scaletta delle sintetiche con una naturale qualsiasi, cioè sinceramente l'ho trovato performante con qualsiasi naturale io abbia finito. È chiaro che cambiano i tempi, cioè tipo se uso una belga è velocissima, la giappo altrettanto. Quella che userò oggi dovrebbe essere veloce altrettanto, è una Thuringia Yellow Green. E invece magari altre come l'Arkansas Surgical Black o la Challenge Forest, chiaramente c'è da starci un pochetto in più, che sono pietre giustamente un pochetto più lente. Allora, volevo controllare il nastro Capton. Allora, effettivamente non si è rovinato. Ieri invece si rovinò più facilmente, però chiaramente la belga è più rispetto a questa è più aggressiva chiaramente, soprattutto che io ci feci un leggerissimo slurry, quindi ci sta. Boh. So io, è affilatissimo. Adesso è giusto un pochetto di passata, smorzare l'aggressività su una naturale. Questa qui è una Thuringia piccolissima. Credo che probabilmente nasca come Baut. Però poi, essendo che non le estraggono più e in carenza, hanno iniziato a vendere tutto come pietre, no? Pure magari questa che nasceva come Baut. Però devo dire che ha il suo perché. Chiaramente è piccoletta, è un pochetto scomodina, però è molto molto performante. Perché, allora, a quanto ne so, anche le Thuringia sono delle ardese fondamentalmente, però devo dire che rispetto alle altre ardese provate è burrosa, è morbidina, diciamo, quindi fa un effetto abbastanza felpato e poi vista al microscopio fa una lucidatura pazzesca, cioè lucida di più della 12K della Korumaku, quindi è pazzesca. Sono molto molto contento di averla presa questa pietruzza. E tanto poi alla fine è giusto il gusto di dire posso permettermi di fare la finitura su una Thuringia, ecco, tutto qui. Quindi non è che mi serve a tutti i costi una pietra dalle dimensioni giganti. Anche perché a volerla trovare qui veramente altro che giapponesi, qui c'è veramente da spenderci i soldi. Però lo sfizio, anche con una piccoletta così, si riesce a
a toglierlo, e quindi uno può dire: oh, l'ho provata. Poi anche veloce come pietra, devo dire. Quindi ha una forma proprio da baut, però. Il Capton sta ancora resistendo bene, quindi allora faccio le ultimissime passate sotto l'acqua corrente, alcune a mo' di scoramellata. Forma abbastanza particolare questo rasoio, un frameback. Non dico che è uno smile, però comunque sia una forma molto particolare, dal tacco alla punta. Direi che basta proprio così, visto che la pietra era super, cioè la pietra, il rasoio era già super affilato. Lo so che non vuol dire chissà cosa questo test, però almeno sappiamo che i peli saltano molto facilmente. Direi che ci siamo. Adesso facciamo una bella scoramellata e domani lo proviamo. Voglio provare se riesco a tirare via il Capton per vedere se. Si è rovinato o meno. Direi di no, direi che ha resistito bene. Invece ieri con la belga quando lo tirai via si era praticamente tagliato sulla costa praticamente, quindi devo dire che qui ha resistito bene, quindi in finitura promosso. Comunque lo sto usando principalmente perché chi me l'ha venduto usa il Capton in affilatura, quindi di conseguenza volevo mantenere la stessa geometria senza andare a. Vabbè, che essendo così sottile, pur a volerlo tirare via, immagino che basta una prefinitura già su una belga un pochetto a slurry leggero. Penso che già la tiri via la geometria di quel nastro lì a volerlo usare completamente senza nastro, però. Sinceramente, se funziona come vedo tipo adesso, è una buona soluzione, perché alla fine è sottilissimo, quindi non cambi, non vai a stravolgere la geometria e comunque puoi diciamo tutelare la costa senza problemi. Niente, questo è il frameback
bellino, è l'unico frameback che ho, quindi c'aveva già un bel taglio. Però ripeto, mi dava un po' di problemi di pizzicore a fine rasatura, quindi ho voluto provare ad addolcirlo, quindi vediamo un po' com'è andata sta finitura, va, con la turingetta. Ve faccio rivedere cosa ho usato. La 12K, molto veloce, ci sono stato di più. E la turingetta piccoletta, molto molto bellina, davvero davvero una bella pietra. Sono contento dell'acquisto, perché comunque togliersi lo sfizio della turingia ci vogliono i soldini, quindi riuscire a toglierselo con 50 euro, sacrifichi le dimensioni, però almeno lo sfizio me lo sono tolto. Posso dire di averla provata la turingia. Niente ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Domani lo provo questo ben frameback e vediamo un po' il taglio, se è migliorato in dolcezza. In dolcezza, ripeto, intendo solo nel post, perché come taglio tagliava già dolce. Era solo un problema di post rasatura, di pizzicore. Ok ragazzi, ci vediamo. Ciao ciao.